Ciao amici, buona serata a tutti, ben ritrovati sul mio profilo Facebook. Ne approfitto subito per fare gli auguri a chi oggi compie gli anni, onomastici, eccetera, ai nuovi nati, alle nuove nascite, ai matrimoni che si celebreranno fine settimana e buona vita a tutti. Io allora intanto premetto che qualcuno mi ha scritto, dice: ma tu chiacchieri sul tuo profilo Facebook, però non sappiamo nemmeno che persona sei, se sei una persona laureata, se sei una persona colta, se sei una persona dotta, se sei un insegnante, cosa sei? Beh, premetto che ho 29 titoli di studio, tutti qui raccolti, come vedete non ce n'è solo uno. Oltre ai diplomi, no, alle lauree, dico ho un po' di esperienza anche perché ho 51 anni, non sono una ragazzina, sono sempre stata sui banchi di scuola, avevo anche portato a casa un mercurio d'oro, che ve lo mostro, cioè praticamente veniva dato ai migliori imprenditori, no? E siamo poi stati tre in Italia a ricevere il titolo nel 2000 al Lingotto di Torino, alla presenza della famosa giornalista, no? Che presentava la RAI. Dico, non ho conservato tutti gli articoli, ma tanto ci sono le foto, quindi chi vuole andare a vedere un attimino. E per quanto riguarda invece il multilivello, la comunicazione, ho ancora mantenuto i libri. Vedete che comunque dico, non è che non sono andata a scuola, anzi, se mi permetto di parlare sia di arte della comunicazione, vedete, vendere se stessi, oppure l'arte del comunicare, no? Ve ne accennavo proprio in questi miei video precedenti, dico, beh, l'esperienza si matura anche così, con l'anzianità, no? Tra virgolette, anche se, vabbè, io non mi definisco anziana, però comunque, diciamo che nel mio salotto letterario si parla di tutto, dalla filosofia in poi, anzi, mi riconnetto brevemente. E subito a bomba perché i video precedenti sono rimasti interrotti dagli squilli continuativi del telefono. Ecco, io tra l'altro l'ho scritto anche su Facebook, gradirei gentilmente che di notte alle 2, alle 4, alle 5 del mattino non mi arrivino richieste di videochiamate perché veramente, cioè, io capisco le urgenze, le necessità, se uno si trova in mezzo a un incidente, no, grave all'ospedale, in fin di vita, farmi squillare il telefono, però dico, io ho già mia mamma che ho 87 anni, quindi dico, se mi viene un attacco di cuore, no, perché insomma, io le ho anche rimosse queste persone, perché per tutto c'è un'educazione, poi dico la privacy delle persone, almeno gentilmente, no, avvisarmi tramite Messenger, io poi per carità rispondo a tutti, no, pian pianino e con calma, però gradirei appunto prendere un appuntamento, no? Dice il giorno tale, ti fa piacere se video chattiamo, videochiama. Io premetto sempre che do sempre la precedenza alla famiglia, ai nipoti, alle mie cognate, alle amiche principali che ho, perché comunque c'è sempre molto da dire e così anche a lontananza ci sentiamo. Ma comunque tutti sono i benvenuti, però gentilmente mandatemi prima un annuncio su Messenger e non fatemi spaventare alle 2 di notte, alle 4, alle 5 del mattino. Anche mio marito era furibondo, mi fa: ma ti togli da sto Facebook di merda, perché insomma non è più la vita, no? Cioè, un po' di educazione, un po' di garbo ci vorrebbe anche, perché poi dico, i social sono bellissimi e comodi per tutti quanti, però ci vorrebbe anche un'educazione, soprattutto non fare girare del materiale pornografico, perché continuamente a volte mi arrivano anche dei messaggi molto maleducati, no? E dico, premetto che io non sono su Facebook, non è Badoo, non è Mythic, non sono qua per cercare né compagnie o amicizie strane, perché sono felicemente sposata con una famiglia che insomma. Quindi dico, certe cose evitate di mandarmele perché proprio mi fanno incazzare da bestia. Poi comunque dico, esiste sempre un reato di lesa maestà, comunque ci sono insomma, delle cose che dico, se andiamo a vedere, cioè, uno poi vabbè, stalking, no? Io poi per carità sono aperta a tutto, però la buona educazione ci vorrebbe, no? Quindi e soprattutto no, non, cioè, abbona, no? Risparmiatevi la vostra sorella, la vostra mamma, no? Insomma, chiamatemi Monia, chiamatemi con te, chiamatemi come volete, ma l'importante è che non mi date dei titoli che non mi competono perché proprio sono un po' offensivi, no? Comunque dico, risparmiateli a qualcun altro, non dateli a me perché vi mando anche a quel paese, perché dopo un po'. Cioè, io sono buona e cara con tutti, però se poi mi fanno infuriare, insomma, sono anche mi so difendere.
Ma non voglio, a parte questa parentesi comica, perché poi dico, vabbè, siamo nel 2020, no, bisognerebbe parlare di pace, poi vabbè, io in questo mese già una decina purtroppo ho dovuto bloccarli, perché comunque arriva di tutto e di più, anzi io sono sempre preoccupata per i miei nipoti piccolini che girano su Facebook, no, io dico sempre Luca, cioè certe cose non guardarle, perché cioè, fanno ribrezzo zia, no, cioè... Ma tutti, no? I figli dei miei nipoti giù a Napoli o quelli di Piacenza, quelli di Parma, e dico vabbè ragazze, mamme, soprattutto se vedete del materiale strano che girano, coprite gli occhi ai bambini, perché insomma non è il caso. Vabbè, a parte questa parentesi, torno appunto a parlare di filosofia greca, perché appunto sappiamo che la Magna Grecia è un po' la culla della civiltà non solo letteraria ma anche mitologica e filosofica. Perché è importante ricordarla? Ma perché sta alla base un po' di tutto quella che è l'arte della comunicazione. E non solo, perché comunque i greci, oltre a essere i sette savi che ho ricordato nei video precedenti, oltre a essere i padri poi sia della maieutica, quindi della medicina, della geometria euclidea, eccetera, eccetera, della fisica, no, il principio d'Archimede, eccetera, hanno tramandato un po' a noi quelle che poi sono state anche le ricerche più perfezionate, no, perfezionistiche, così, di Freud, di tutti quelli che si sono occupati di filosofia, ma non solo, mettevano in mezzo così la capacità della mente umana e l'arte della comunicazione, perché a seconda di come noi ci proponiamo alle persone possiamo essere empatici, simpatici, antipatici, poi negativi, positivi, no? Sappiamo che un po' tutti al mondo, cioè poi chi ha milioni di visualizzazioni solo perché è simpatico, solo perché si sa porre in una certa maniera, oppure sa parlare di molte cose, no? Dando così anche adito alla propria, al proprio linguaggio, no? Alla propria cultura, quindi anche all'insegnare, tramandare agli altri un po' quelle che magari non sono state le possibilità di andare a scuola, perché se andiamo a vedere in certi paesini, io ho visitato un po' tutta l'Italia, no? Io sono stata molto per lavoro in Sardegna, ho visitato delle zone dell'entroterra dove ci sono ancora moltissimi analfabeti, persone anziane che purtroppo oltre la terza elementare non avevo avuto la possibilità di andare a scuola, quindi ma un po' per tutti, no? Perché comunque, come si dice, il proverbio repetita iuvant, e quindi andare a rispolverare certi argomenti, così carino, no? Simpatico, senza essere poi dei grandi professori o luminari, no? Perché poi alla fin fine ci sono i maestri, ci sono i professori, ci sono i filosofi, no? Che sanno anche esprimersi con una certa gradevolezza, quindi rendono simpatico il discorso, poi magari intervallano con una barzelletta, no? Un po' tutti come fanno i ristoratori a tavola, che sono sempre carini e gentili con tutti e sanno sempre trovare così il modo per intrattenere le persone. Tra l'altro faccio un augurio a mio cugino Luca Filippi, che saluto, ciao Luca, e buon inizio, no? Apriranno le corse con le corse in macchina, quindi Luca Filippi e mio cugino di Mondovì, mio cugino Pier Felice Filippi, che saluto, ciao Pier Felice, e appunto corre in macchina, quindi ho visto che stanno per ripartire con così le prove, no? Seguiteli tutti, perché noi tifiamo anche per te, quindi porta a casa, diciamo così, fai valere l'Italia, no? Quindi porta a casa coppe, trofei, tutto quello che puoi, perché sei un grande uomo, e quindi hai tutto il mio affetto e la mia collaborazione anche a distanza. Comunque, a parte questa parentesi, che appunto così dico, vabbè, ci sono le pagine Facebook, quindi seguiteci, sia Luca Filippi, ma anche mia nipote Katia Uccelli, che saluto, è una stilista di moda qui di Cuneo e ha un atelier suo, Piazza Virginio, poi vabbè, ha la sua pagina Facebook, quindi se volete andarla a vedere, ha dei bei modelli di vestito, di sartoria anche così su misura, quindi penso che faccia anche vestiti a richiesta, quindi medievale, abiti da sposa, eccetera, così come saluto anche Monia Re, che siamo ancora praticamente da parte di noi, perché tutti i re siamo un po' tutti cugini, no? Quindi anche Monia Re è stilista, aveva lo studio in via Fossano e anche lei è bravissima nella produzione di abiti da sposa, quindi chi si appresta, no? Andare a fare delle cerimonie, insomma
contattateli, sono sempre benvenuti, così come saluto Onorina Oliva, a tutti i miei amici ristoratori che purtroppo non ci possiamo vedere alla festa prossima perché quest'anno salterà, e quindi ma saluto tutti, no? Degli amici da poi tutto il mondo, no? Perché poi vabbè, potrei anche fare to record my video in English, but all my nipples in apples after doesn't understand my videos, so I prefer to talk in Italia. Also, if I could speak in English, or je pourrais parler en français, però vabbè, io mi esprimo sempre un po' così, ma lo faccio in italiano, così comunque la maggior parte dei miei seguaci, così quelli che si ritrovano a visualizzare il mio saluto letterario, sono italiani, quindi parlo in italiano. Poi potrei parlare anche, fare un Facebook in piemontese, no? Sarebbe anche comico, però vabbè, cerchiamo di esprimerci con un linguaggio che sia perlomeno così comprensibile a tutti. Appunto, sto parlando di filosofia greca perché era importante il labirinto, no? Noi sappiamo dalla storia che già erano famosi i labirinti di Atlantide, no? Questa famosa città poi sommersa e scomparsa, no? Che era al centro praticamente dell'attenzione già dei greci, perché comunque poi abbiamo l'Arcadia greca, che i giardini di Cnosso, che erano quasi tutti i labirinti, un po' come il labirinto di Minotauro, no? E indicava appunto la difficoltà dell'uomo da venire fuori dalle situazioni più complesse, no? Metaforicamente parlando, perché noi tutti i giorni ci ritroviamo coinvolti in situazioni che possono sembrare dei labirinti, no? Dove trovare l'una o l'altra strada a volte poi determina il successo, l'insuccesso, il fallimento, eccetera. Quindi era già importante al tempo dei greci questo studio, no? Studio psicologico. Ma così come il filo conduttore, no? Il filo di Arianna, sappiamo benissimo che la storia del Minotauro, Teseo, Arianna, appunto questo filo, questo gomitolo, no? Che serviva per non perdere la strada, un po' come parafrasare, dire trovare il filo conduttore di un discorso, così per tutti, no? Quindi ci sono molte analogie di quello che è il mondo quotidiano con il mondo antico. Ma importante sapere che in Grecia, lo sappiamo tutti, no? È diventata famosa per le Olimpiadi, no? Le Olimpiadi sportivi, quindi avevano come diciamo così, hanno inventato, non dico lo sport, però tutte le gare, il lancio del giavellotto, il lancio del disco, la fiaccola, no? La torcia olimpica, e così come le prime scuole, le accademie militari, non dimentichiamo l'egemonia macedone, no? Quindi queste formazioni che appunto militari importanti, no? E poi vabbè, se andiamo a vedere il cavallo di Troia, no? Tutta la storia, Re Paride, Elena, quindi dico, poi vabbè, la culla greca è sempre presa così di assalto anche per le nostre vacanze, scegliamo sempre magari le isole greche, no? Perché comunque questi mari blu profondi, turchini, queste costruzioni bianche e azzurre sono magnifiche, quindi diciamo che in tutto il mondo, a parte i Caraibi e le Maldive, la Grecia è qui a due passi, e quindi è sovente meta, no? Così della ma un po' di tutti, no? Per andare a vedere le nostre origini della civiltà. Ma sappiamo importanti che dalla Grecia iniziavano poi le grandi produzioni di vino e dell'olio d'oliva, no? Se andiamo a vedere ancora prima dei tempi di Cristo, quindi di là dicono già la culla, no? Della civiltà umana, quindi poi di là prendono appunto le mitologie. Ricordiamoci appunto che molti argomenti del priorato di Sion trovano proprio spunto dall'Arcadia, no? Et in Arcadia ego, che era praticamente la risposta alla domanda Domine quo vadis, che era la famosa domanda, che il discorso che era uscito tra l'imperatore Marco Aurelio e San Paolo, che era gladiatore, a quei tempi doveva entrare nell'arena, no? A combattere coi leoni, e aveva posto questa domanda, e la risposta era proprio quella, perché l'Arcadia si pensava che fosse anche un po' il paradiso, no? La culla della civiltà, quindi e in Arcadia io, voleva dire io vado in paradiso, oppure i arcane dei tego, perché l'anagramma voleva anche dire io custodisco praticamente i segreti di Dio. Se andiamo a vedere et in Arcadia ego, anagrammato diventa i tego arcane dei, che praticamente voleva dire io custodisco, tengo segrete, così quelli che sono i segreti di Dio, no? I principi universali, poi della sapienza e di tutto il resto. Concludo brevemente perché ormai il video è lunghissimo, quindi poi non me lo carica. Alla prossima connessione. Un bacione da Monia Giovanna e buona serata a tutti. Buona vita.